È quanto mai attuale, in ordine un po' anche a questi obiettivi, la volontà del governo di ridiscutere con l'Unione Europea del PNRR e in modo particolare delle risorse che sono destinate alle diverse misure del PNRR. Ecco, ci sono già 2,5 miliardi, se non ricordo male, destinati a interventi di mitigazione, di riduzione di rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, ma la ricognizione a livello nazionale di quella che è la situazione sull'intero paese dimostra evidentemente che queste risorse non sono sufficienti. Quindi questa è sicuramente l'occasione giusta, cioè quella di ridiscussione delle risorse destinate a questo tipo di misura all'interno del PNRR per aumentare questo tipo di risorse per aumentare e garantire la sicurezza del paese, delle vite umane, delle nostre attività economiche, produttive, dell'agricoltura, di tutto quello che ruota attorno al campo del turismo, soprattutto se, così come mi pare a più livelli istituzionali si convenga negli ultimi anni, vogliamo cercare di valorizzare e di sviluppare i nostri borghi. Senza sicurezza è molto molto difficile ovviamente pensare di fare tutto ciò. Andando nello specifico del comune di Cartoceto, quali urgenze avete affrontato? Abbiamo fatto tanto, abbiamo cercato di intercettare risorse sicuramente importanti, sono in via di completamento i lavori di ricostruzione di Piazza Marconi per 341 mila euro e la prossima settimana saranno avviati invece i lavori di colmatura della voragine che si è creata in via 4 novembre e a partire dalla prossima primavera invece saranno avviati anche i due cantieri di via delle Mura e Piazza Garibaldi da un lato per 430 mila euro e dall'altro quello di via Cavour e via del Santuario per 810 mila euro. Questo non significa che il nostro territorio è messo al riparo da qualsiasi rischio, tutt'altro, ho colto davvero con grande favore la ricognizione promossa sul finire del 2022 dalla prefettura di Pesaro-Urbino circa quelle che sono state e sono tuttora le maggiori criticità in ambito di rischio derivante dal dissesto idrogeologico. Anche nel nostro territorio purtroppo ce ne sono di altre situazioni alle quali non riusciamo a far fronte con le risorse a disposizione con il nostro bilancio. Penso all'ulteriore ultimo crollo lungo Via delle Mura per il quale come amministratore avevamo già predisposto uno studio di fattibilità per circa 1.150.000 euro. Penso alla messa in sicurezza degli argini in prossimità delle abitazioni civili, del corso d'acqua Rio Secco per circa 400.000 euro. Penso all'eccessivo accumulo delle acque meteoriche all'interno del centro storico di Cartoceto per altri circa 100.000 euro, la messa in sicurezza di via Briglia per oltre 100.000 euro e anche un tratto di muro perimetrale lungo via Peschiera, sempre all'interno del centro storico di Cartoceto. Quindi questo dimostra ampiamente come tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, anche nel nostro piccolo, anche nel nostro territorio, nonostante le tante risorse intercettate, siamo ormai soltanto nel centro storico di Cartoceto a circa 3 milioni e mezzo di euro spesi in questi anni per interventi finalizzati alla riduzione, alla mitigazione degli effetti da dissesto idrogeologico, non sono sufficienti. Ecco perché sostengo che serva un grande piano nazionale di messa in sicurezza, di ricostruzione, di prevenzione. Purtroppo non sono sufficienti, è stato fatto un gran lavoro, ma non basta. E sicuramente la forza e la volontà con cui il governo vuole ridiscutere la misura del PNRR insieme all'Unione Europea va da parte degli enti locali, da parte dei sindaci, sostenuta davvero con grande forza.